Afterwheel è un marchio ombrello sotto il quale sono raccolte una serie di iniziative culturali ufficialmente collegate al 23° Congresso Mondiale degli Architetti, ospitato a Torino nel 2008. Il progetto Afterwheel è nato 2 anni fa dalla volontà di 3 architetti e di un critico cinematografico, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino. Lo scopo del congresso è appunto trasmettere l'architettura. Il nostro scopo è quello di trasmettere con la maggiore facilità possibile la nostra idea di futuro, e il cortometraggio sicuramente ci aiuta a fare questo in maniera molto semplice. Era un'occasione in Italia di lavorare su una storia interessante, cioè di non fare il solito tipico film italiano di quelli che poi vanno all'estero e gli inglesi dicono tipico l'Italian film, no? Cosa un po' diversa, c'era della fantascienza perché era ambientato nel futuro, però era una storia che aveva un suo valore, anche proprio narrativo. Quindi questa è stata una delle prime cose che mi hanno convinto a partecipare al film. La certezza delle esperienze precedenti, dei 2 cortometraggi precedenti di Fabio e Fabio, unitamente al soggetto che trovavo fichissimo e fortissimo, mi ha fatto decidere in 33 secondi netti di entrare assolutamente in questa squadra per far parte di questo progetto. Appena ho letto il titolo, Afterwheel, ok, ho capito, va bene, ci sto dentro, lo facciamo. La trovata a cui ruota tutto attorno è assolutamente originale, a suo modo geniale, capace di emozionare, cioè di suscitare, oltre che interesse, anche di accendere quella scintilla. Immaginati che un giorno arrivino questi giganteschi corpi celesti e si insedino nello skyline di Torino, solo che non danno il minimo segno di vita, non si aprono, non si muovono, non emettono luci, niente. E quindi, dopo i primi tentativi per cercare di rimuoverli, l'uomo decide di capitalizzarci sopra e ci costruisce sopra delle catene di fast food, cinema, musei e quindi queste rocce, così come vengono chiamate nella storia, diventano una nuova fonte di attrazione. Gli UFO sono entrati a tutti gli effetti nel panorama cittadino, sono entrati come una nuova infrastruttura che è diventata parte dello skyline della città di Torino e quindi sono effettivamente diventati parte della vita quotidiana del torinese del futuro. È come se la città si fosse scontrata di colpo con un nuovo cambiamento urbano, con un nuovo piano regolatore portato dagli UFO. Gli studiosi cercano di capire che cosa sono e ce n'è solo uno, Adam Vurias, che scopre praticamente che da questi UFO viene messo una sorta di segnale geomagnetico che viene codificato come un conto alla rovescia, alla fine del quale nessuno sa che cosa succederà. Nel corto, che si svolge 50 anni dopo l'arrivo degli UFO e quindi a ridosso dello zero, viviamo le ultime ore sul pianeta Terra, in cui tutti i vari personaggi e l'umanità si trova di fronte allo zero. Quindi ci sarà chi festeggerà, chi soffrirà, chi capirà tutto quello che non ha mai capito. Questa spada di Damocle che pende sul capo di tutti i protagonisti di Afterwheel fa scattare delle dinamiche tra le persone, destabilizza i rapporti, li rivaluta sotto una forma diversa, permette a ognuno dei protagonisti del film di fare quasi un punto a capo della propria situazione di vita. Le rocce sono il futuro che si pone davanti a noi e la macro storia raccontata in questo film si va a intrecciare con le micro storie delle persone, degli abitanti della città, di questa Torino futura. E così ognuno si pone di fronte alle rocce, di fronte al futuro in maniera diversa, no? Quindi c'è chi lo aspetta con ansia, chi con paura, chi con grandi aspettative. Sam è un videomaker del 2058. Lui in qualche modo sembra essere indifferente a quello che sta accadendo nelle ultime ore, no? Di questo countdown. Però in realtà poi scopriamo che ha un interesse profondo, più legato a quello che la gente pensa di questo countdown, di questa fine imminente.
con la sua videocamera digitale mini DV vintage, raccoglie le testimonianze di persone riguardo i loro pensieri su questa possibile fine del mondo. Lisa è l'amore perduto di Sam, una persona presente tramite la sua assenza, attraverso il suo non esserci, e in queste ultime ore del mondo Sam si rende conto, ovviamente come il più grande dei coglioni, che deve vederla per l'ultima volta almeno e riprendersela per l'ultima volta, e poi dopo lo zero quello che succederà succederà. La cosa che mi piace di più in assoluto è questa sorta di contaminazione tra delle scene legate all'Italia con questo mondo science fiction che in realtà appartiene agli Stati Uniti. Questa commissione tra questi due aspetti, micro macro se vogliamo, cioè quotidiano e assoluto, apocalittico, equilibrati in maniera così delicata, questa idea di base è stata poi alla fine quella che mi ha veramente fatto strippare per il progetto, fatto al giorno. È un micro mondo che abbiamo cercato di rappresentare sfruttando, diciamo, le potenzialità dei mass media, e quindi vediamo talk show, telegiornali, spot televisivi, colossal cinematografici, magliette, CD, libri, e in più tramite i videomessaggi e le interviste abbiamo scorci anche su tutta un'altra serie di personaggi. Quindi è un insieme di storie realistiche, drammatiche, d'amore, d'amicizia, il cui collante però è uno sfondo fantascientifico. Scelto di rimanere nel centro della città, la parte più storica di Torino, rispetto a quella che potrebbe essere una scelta più ovvia, quella di andare nelle parti più moderne della città per rappresentare il futuro. Siamo rimasti nella parte che probabilmente rimarrà così tra 50 anni, dove questi elementi alieni sono ancora più in contrasto con l'aspetto storico, insomma, della città. Abbiamo girato per la prima volta in italiano e quindi da questo punto di vista abbiamo avuto un controllo sicuramente maggiore sulla recitazione. Sì, c'è stato anche un grosso lavoro con gli attori proprio sul testo, su ogni singola riga, per capire a livello di personaggio, di scena, che cosa poteva funzionare meglio, cose che magari con la lingua inglese non c'è sempre riuscito al 100%, diciamo. Siamo stati, secondo noi, abbastanza fortunati con il casting, perché abbiamo trovato una serie di volti e attori molto molto bravi, insomma, tra cui appunto Roberto Laureri, Giorgio Wurt e Paolo Giangrasso, che sono i tre protagonisti.